personaggio straordinario. Io l'ho riscoperto in questo libro e l'avevo già scoperto quando 17 anni fa pubblicammo questo e facevamo il convegno sul centenario della CGIL a Rovigo, dove Rosanne delineò il profilo del papà, naturalmente in un articolo più sintetico, ancora mancava di alcune informazioni che dopo ha raccolto nel tempo per arrivare a questo libro che è di grande interesse perché ci fa immergere in un passato recente, un passato l'ultimo secolo in pratica, dove lui è stato protagonista sotto tutti gli aspetti, come sindacalista, come uomo politico, ma prima ancora come partigiano. Un uomo coraggioso, un uomo che ha fatto della sua vita una missione, che non aveva paura di combattere né di soffrire, perché è stato più volte colpito, percosso, malmenato dai fascisti, dopo durante la guerra partigiana, in Francia, eccetera. Una vita da clandestino, una vita che veramente deve essere stata avventurosa e paurosa, insomma. E chi ha condiviso con lui questa vita per un lungo periodo, la sua moglie Gina, la mamma, moglie, compagna, compagna di partito, moglie, mia mamma. Compagna di partito e compagna nella vita, deve aver sofferto con lui tantissimo, anche per le scelte, per il fatto che lui era lontano tantissimo, come ci diranno dopo Diego e Rosanne. Un uomo che ha cominciato come sindacalista giovanissimo, 15 anni mi pare che avesse, nel consiglio di fabbrica, commissione dei lavoratori della fabbrica dove lavorava a Ferrara. Lui si dice sempre, lui non diceva che era di Ferrara, ma di San Luca, perché il suo quartiere a cui era legatissimo e in cui ha vissuto la sua gioventù, anche scapestrata, anche vivace, con amici e compagni che si divertivano anche a fare scherzi. Erano giovani, però quando ha cominciato a lavorare giovanissimo, subito ha condiviso la sorte degli altri, si è occupato degli altri, ha cominciato a fare sindacalista. E l'ha fatto durante il periodo della Prima Guerra Mondiale, in pratica, perché era giovanissimo, e dopo ha continuato dopo. Poi ci diranno dopo che è scritto Partito Socialista, dopo il Partito Comunista, da quando viene fondato il Partito Comunista, e passa tutte quelle vicissitudini che passano gli antifascisti in quel periodo, le botte, le percosse, viene bussato e buttato in un fossato. E tra i personaggi che ricorrono in questo libro continuamente c'è un traditore, c'è una persona che lui insegue nel tempo, perché se lo ritrova è quasi una persecuzione, se lo ritrova nella vita partigiana, se lo ritrova poi in Italia, e ci dirà qualcosa dopo Diego. E come in tutti i casi c'è sempre la delazione, c'è sempre chi agisce alle spalle. E dicevo, una vita coraggiosissima, una vita che non veniva riconosciuta, anche quando arrivò in Italia nel 2000, all'estero dal 29, confinato, ma lui era andò per conto suo, non andò dove era destinato come latino, scappò clandestinamente, divenne abilissimo nel falsificare le carte, passaporti, eccetera, e andò clandestino in Francia. Lì finì a lavorare nell'aiutare i lavoratori italiani, quindi fece il sindacalista per i lavoratori italiani, aiutò quelli che dovevano espatriare, scappare per motivi, perché antifascisti. Dopodiché nel tempo ebbe un ruolo molto importante non solo nella zona di Parigi ma anche in Francia, per aiutare poi i partigiani italiani, credo, giusto? Dopo parteciperà alla guerra di Spagna, poi rifornirà di armi, farà la spola attraversando i Pirenei, sempre in modo avventuroso, sempre con documenti falsificati, perché era perseguitato dalla polizia fascista, diciamo, dal fascismo. E non avrà la vita facile.
dopo sarà partigiano in Francia e conoscerà, mi pare nel 34, in Francia, prima ancora della guerra partigiana, conoscerà Gina. Gina che era veronese, dopo dirò qualcosa in più ma lascerò prima la parola a loro, di Gina, veronese che era arrivata in Francia prima di Severino. E niente, dopo arriverà il periodo, finalmente finirà la guerra, avventuratamente torna ancora in Italia, conosce Longo, lo aveva già conosciuto nella guerra di Spagna, conosce Paietta, conosce altri amici, Pertini, conosce a Milano, se non mi sbaglio, e dopo si sarà chiesto di venire a Rovigo. Rovigo che non era la sua terra, lui era ferrarese, conosceva relativamente, anche se l'ambiente era quello, l'ambiente basso, l'ambiente poletano e l'ambiente della campagna ferrarese erano molto simili, solo meno industriale il Polesine rispetto a ferrarese. E ho saltato altre cose, ma ne parleranno loro, l'impiego, la Breda, eccetera. Si farà raggiungere da Gina e vivranno assieme qui a Rovigo e nascerà Rosanna. I ben pensanti non vedevano bene questa convivenza, naturalmente, e molti non credevano alla sua vita avventurosa. Molti credevano che stesse dilatando le cose, favoleggiando, e invece non è così, e ce lo racconta bene in questo libro, scritto proprio con l'amore di una figlia da Rosanna, e dove appare la difficoltà di vita, ma anche il coraggio, la coerenza di vita di quest'uomo, di cui il titolo si attaglia perfettamente, la vita degna di essere vissuta innanzitutto, perché ci sono vite che non sono spesso degne di essere vissute, la sua sì, e degna di essere vissuta perché ha servizio degli altri, un uomo sempre dedito agli altri, in cui, e questo emerge da tutte le righe di questo libro, non aggiungo altro, e anche perché a parlarne invece saranno molto più in dettaglio Diego e poi lo sanno. Grazie. Io ringrazio intanto per l'opportunità che mi ha dato di introdurre un libro, lo dico subito, bellissimo, insomma. Io non sono un grande oratore, però sono un lettore, quindi mi ha fatto piacere, insomma, anche di avere questa opportunità di parlare, insomma, con voi di questo libro, e poi ovviamente, come ricordava Luigi Conte Giacomo, ci farà piacere, ecco, dare spazio evidentemente all'autrice. La vita degna, anch'io lo trovo un titolo assolutamente azzeccato, viene anche detto dall'autrice, diciamo, nella sua introduzione praticamente, non si tratta di un libro di storia ma di un racconto biografico. Però lo vedremo, l'ha già ricordato Luigi, è un racconto biografico in cui la grande storia entra, e come, ad esempio, quando tu, Luigi, ricordavi chi manda Cavazzini a Rovigo, un certo Longo, insomma, quindi come dire, abbondano personaggi storici e incredibili e incontri, insomma, che ne fanno veramente un pezzo di storia del nostro Novecento, e anche credo una fonte importante poi per ricostruire quello che è stato anche la presenza del Ticino in una provincia come questa, no? Io guardo se in sala anche il professor Raito, di cui attendiamo, no, il libro, e sappiamo essere in gestazione, ecco, una ricerca importante sulla storia del Cipolesano. Però evidentemente, lo ricordavo, non si tratta, ecco, semplicemente di un resoconto, racconto storico, ma di una biografia che è scritta evidentemente con l'affetto anche di una figlia, ma devo dire anche questo, non so se è d'accordo, senza mai scadere nel sentimentalismo o nel retroscena, insomma. E questo è un altro filtro per me particolarmente importante, che in qualche modo si ricollega anche al punto di vista e alla lezione di stile, insomma, di Cavazzini, che viene in qualche modo ricordata bene in questo libro. Una lezione di stile, perché evidentemente questo è un racconto biografico che, viene detto, nasce anche sulla scorta di queste poche pagine, ecco, autobiografiche che il padre produsse, insomma, su richiesta del partito, come usava, insomma, all'epoca, gli viene chiesto, e lui in tre pagine condensa praticamente una vita fatta di resistenza, Francia, Russia, Italia, manifestazioni, lotta partigiana, manifestazioni per la redenzione del Delta, esperienza parlamentare e legislatore. Quindi
Per questo mi piace definire una lezione di stile, perché pensate, no, all'oggi come siamo invasi dall'egotismo, dall'io, no? Mi chiedi di fare l'autobiografia e produco 20 pagine magari anche di nulla le volte. Invece questo ci dice molto di come fosse, a me piace chiamarla, definirla, non so se siete d'accordo, insomma, l'etica dei comunisti italiani, insomma, no? 3 paginette in cui io condenso tutto quello che ho fatto, diciamo, nel campo pubblico della mia vita, e l'autrice Rosanna ricorda 3 scarne paginette redatte con sobrietà e senza compiacimenti. Questo insomma è secondo me l'emblema, insomma l'epitome di questo libro La vita degna. Certo ci sono insomma fasi, ci sono come dire pagine assolutamente avventurose, appassionanti, anche qua banalmente chi lo prenderà in mano questo libro, e spero saranno tanti, vedrà che ci sono vicende effettivamente non da film, ma da più film, diciamo, per raccontare le fasi di questa vita a cui prima Luigi giustamente accennava. C'è questa infanzia, lo dicevi tu, insomma, un po' scapestrato, dickensiana, si direbbe, insomma, a 8 anni si comincia a lavorare nonostante si fosse magari portati per gli studi. C'è un contesto ferrarese, o meglio del borgo, questo quartiere San Luca, che viene descritto in maniera assolutamente suggestiva. A 12 anni si diventa operaio, e poi subito la grande storia con cui si cozza la grande guerra, le prime manifestazioni, l'impegno in fabbrica, le manifestazioni ovviamente contro la guerra, e a 15 anni si poteva diventare leader sindacali. Adesso io che insegno a ragazzi di 15 anni, provo a immaginare cosa potrebbe succedere a questi simpaticissimi e scapestati ragazzini, insomma, cozzando contro la grande storia, che loro fortunatamente vedono soltanto oggi dalle notizie tristissime che vediamo invece dalla Palestina o dall'Ucraina, insomma. Nel 18 si iscrive al PSI, nel 20 è testimone anche di questo primo eccidio del castello a Ferrara, insomma una delle fasi più tragiche che segna poi l'avvento anche del movimento fascista ferrarese, che come sapete aveva Italo Balbo come suo massimo leader, e nel 21 poi quella che diventa la scelta di una vita, per anche qua citare un titolo illustre, l'adesione al Partito Comunista, che viene quindi praticamente a 17-18 anni praticamente. Si riflette poco anche oggi su questo dato forse, il PC è nato come partito di giovani, la maggior parte degli aderenti provenivano dalla frazione dei giovani socialisti, insomma, e questo avviene in tante parti d'Italia, lo dico anche ovviamente a Ferrara. Viene a un certo punto evidentemente attenzionato, e uso non a caso questo verbo un po' militaresco, ecco, anche dai fascisti, subirà poi una pesante bastonatura che praticamente lo lascerà in fin di vita praticamente su un fosso. Anche questa è una vicenda raccontata poi in maniera molto, molto partecipata evidentemente, ma anche molto efficace a mio avviso. C'è negli anni 20 però, ecco, un'esperienza che mi piace definire universitaria, anche se non è dentro l'università, la Breda a Milano, anzi Sesto San Giovanni, un'esperienza di un anno che praticamente dà dentro questa grande fabbrica il diploma, possiamo dire, di leader giovane sindacale politico a Cavazzini, l'esperienza milanese della fabbrica che, da quanto può dire l'autrice, ha comunque avuto un'importanza fondamentale nel farlo crescere anche come persona oltre che come dirigente. C'è Firenze, una breve sosta a Firenze, ovviamente i fascisti ormai gli danno la caccia, e parliamo, lo ripeto, di un giovane di praticamente 20 anni o forse anche meno, una condanna a 5 anni al confino, e quindi l'inizio di questa vita itinerante errabonda che lo porta fino in Francia, a Nizza, Marsiglia e poi nella Parigi operaia, dove lavora come bianchino, come muratore, assiste a anche qua vicende effettivamente per noi oggi incredibili, data la loro importanza storica, ed inizia soprattutto un prezioso lavoro tra gli emigrati italiani. Ecco che qua, insomma, quella che era un'adesione, iscrizione sindacale, politica al partito, lo fa poi, ecco, diventare funzionario vero e proprio, pagato con lo stipendio di un operaio, come evidentemente usava, perché effettivamente non pensate oggi che questo significasse chissà quale privilegio, significava pochi soldi e soprattutto rischio e lotta per la vita, oltre che per la causa, insomma, della rivoluzione e dell'antifascismo.
ci sono anche alcune annotazioni di pagine evidentemente importantissime, perché per esempio Cavazzini è testimone sulla piazza parigina di quello che il 6 febbraio 1934 è un tentativo di colpo di Stato compiuto dalle destre a Parigi, una manifestazione che praticamente si dirige contro il Parlamento per sostanzialmente incendiarlo, ecco, occuparlo, è sviluppata soprattutto da quell'organizzazione dell'estrema destra che si chiamava Action Française. Lui è testimone, poi partecipa alla manifestazione antifascista che in qualche modo blocca e risponde a questa mobilitazione dell'estrema destra francese. Lavora per la Spagna repubblicana e per raccogliere, ecco, materiali a sostegno per le brigate internazionali, soprattutto evidentemente per la parte comunista, va poi, è anche presente in Spagna, dove appunto ritrova o conosce Longo di Vittorio Vidali, insomma nomi evidentemente che hanno fatto la storia del movimento operaio internazionale. Si ammala, cioè lo ricordava Luigi, anche queste successive tappe di contatto con questa figura inquietante di Carlino, questa spia. Questa è una per me, che amo Gran Green, queste cose qua, poi una domanda che faremo e sentiremo anche dall'autrice, capire, e non spoilerò anche la successione. Sicura in Russia, Unione Sovietica, scusate, dove studia, anche impara il russo, poi torna a Parigi e, lo ricordava Luigi ancora, tra 41 e 44 è attivo nella resistenza francese a Parigi. Anche qua non voglio, diciamo, raccontare troppo, ma immaginate cosa volesse dire muoversi nella Parigi occupata dai nazisti negli anni 40, insomma, no? C'è una vicenda, un'immagine diventata tristemente celebre di Hitler quando arriva a Parigi dopo, nel giugno 40, poco dopo l'occupazione nazista, che fa una sorta di balletto, no? Quando vede che Parigi è ai suoi piedi. E lì pochi, non tantissimi, ma insomma partigiani resistenti che iniziano questo lavoro assolutamente, insomma, eroico di resistenza e lotta attiva all'occupazione tedesca, rischiando, e questo è il caso, insomma, del Severo Cavazzini, ogni giorno la vita, insomma, facendo incontri anche memorabili, cui si inserisce poi anche la conoscenza, ecco, di Gina, detta Ginette, se ne è. Sì, Ginette, il suo nome di battaglia era Giulietta. Era veronese, quindi che sarà Giulietta, poi la compagna, ecco, di una vita, una coppia evidentemente anticonformista secondo molti parametri dell'epoca, lo ricordava evidentemente bene ancora Conte Giacomo. E poi, liberata la Francia, il ritorno non semplicissimo nell'Italia appena liberata nel 1945. La richiesta di partecipare alla costruzione, ecco, di quello che Togliatti avrebbe chiamato appunto il Partito Nuovo, la prima tappa è Milano, e per come funzionava all'epoca, e i partiti forse funzionavano anche un po' meglio di oggi, guardo Giancarlo, insomma, non a caso, un certo Longo chiama Severino Cavazzini e dice: adesso noi ti abbiamo destinato a costruire il partito in una città, Rovigo, che all'inizio lui non accoglie proprio con entusiasmo come destinazione, insomma, sa che è vicina. Quella che era una cosa con entusiasmo era mia mamma. Come spesso accade, insomma, la destinazione non è sempre, almeno all'inizio, presa come un premio e basta. Ma insomma, da buon dirigente, ecco, comunista, internazionalista, Severino Cavazzini accetta il suo grado ed è a Rovigo. Addirittura segna, ecco, nelle sue note la data dell'arrivo in città, il 15 marzo 1946, è chiamato appunto insieme a anche la polizia, se lo segna bene. Infatti questa data è collegata perché la questura di Rovigo, che a quanto pare poi non smette anche di collegarsi con quella vicina di Ferrara, comincia a schedarlo e a sostanzialmente seguire tutti i suoi spostamenti, anche quando è deputato, peraltro, soprattutto, e inventando anche vicende alle volte familiari o comunque mescolando un po' di dati, quindi attenzionando, che cosa questo brutto verbo, tutta la sua vicenda pubblica, ma anche con addentellati, insomma, che appartenevano a questa modalità di sostanzialmente spiare, attenzionare tutti quelli, i principali dirigenti sindacali e politici della sinistra, insomma. Addirittura una cosa mi ha molto colpita, voglio dirvela, perché quando l'ho letta ho dovuto ritornarci, vista anche la mia miopia, 3-4 volte, perché non volevo crederci. Con Bolognesi, Cavazzini è quello che ricostruisce il PC
Polesano, anzi costruisce, diciamo, il partito nuovo in Polesine, un partito che cominciava da poche migliaia di iscritti, ma come sapete crescerà impetuosamente, soprattutto legandosi a questa fortissima presenza bracciantile che caratterizzava la nostra provincia. La prima prova, del fuoco, la campagna per il referendum Repubblica-Monarchia, che Cavazzini fa da dirigente comunista scrupoloso, girando tutta la provincia in manifestazioni spesso, come dire, infuocate anche per la presenza magari di provocazioni, non potrà votare il 2 giugno perché era ancora, come dire, essendo stato condannato dal regime, era considerato, insomma, quindi non poteva ancora esercitare questo. Aveva perso il diritto di voto, ecco, sì. Vicende che ci fanno un po' riflettere, insomma, su come siamo diventati poi una repubblica e una democrazia, no? Con evoluzioni, come dire, su cui ancora oggi riflettiamo, su cui la pubblicistica storica continua anche a interrogarsi, insomma, la nostra parte oscura, quello che ci siamo portati dietro di questo fascismo, la continuità, mi viene in mente gli studi di Pavone, per esempio, ancora attualissime da questo punto di vista. E poi inizia la parte pubblica, forse più nota anche a Rovigo, diventa segretario del PC dopo le elezioni di Bolognese al Parlamento, sarà deputato fino al 61, leader anche della Fede Braccianti, perché all'epoca, come sapete, l'impegno sindacale e quello politico molto spesso si mescolavano, e sindaco per molti anni di Porto Tolle dal 51 in avanti, in fasi evidentemente assolutamente eroiche, ecco. Quindi una presenza costante sul territorio, che si collegava evidentemente anche alla sua presenza anche in città, alla vita familiare, immaginiamo, ci viene suggerito, molto difficile per chi dedicava poi il 90% del tempo all'impegno politico, a fianco appunto di Gina, che diventerà poi anche lei dirigente appunto del sindacato del partito, sarà attiva insomma al suo fianco. Quindi, come vedete, una vita che racchiude in sé più vite probabilmente, se pensiamo alle tappe ferraresi e giovanili, se pensiamo all'esperienza, ecco, del fascismo, alle botte prese, all'impegno del partito, eccetera, alla Francia, alla Spagna, prima ancora Milano, l'ho già ricordato, la Russia e poi appunto Parigi con la lotta al nazismo. Chiudo brevemente perché evidentemente è importante, anzi è necessario, che sia poi l'autrice adesso a parlare e a raccontarci un po' di questo suo libro. Lo dico, è un libro necessario soprattutto per noi, anche come fonte, lo dico, per quella che è la storia dei comunisti in Polesine. Dopo l'89 si è assistito, no, a quello che Miriam Maffai ha definito il silenzio dei comunisti, no? È sembrato per certi versi che questa storia dovesse essere quasi, no, non dico cancellata, ma tenuta in secondo piano nella storia di questo paese. E così è stato per molti tempi. E inserisco un piccolo ricordo personale, perché mi è capitato per motivi professionali, lavoravo insomma all'editoria, di prendere in mano e seguire, diciamo, dall'inizio alla fine, l'autobiografia di un dirigente comunista veneto, Cesco Chinello, insomma, un operaista, era così definito, che è stato deputato, sindacalista, eccetera. E con cui poi mi sono confrontato poco prima che morisse, insomma, la sua autobiografia è stata recensita dalla Rossanda quando è morto non tanti anni fa, interrogandomi proprio su questo, insomma, cioè il silenzio dei comunisti è una storia che meritava di essere evidentemente messa in secondo piano. Io sono convinto che non sia fatto così, anzi forse oggi fortunatamente ricominciamo a capire come senza il Partito Comunista Italiano la storia di questo paese sarebbe stata ben più, diciamo, gramma e ben più negativa, insomma. Quindi questo è un dato di fatto che deve essere oggi, secondo me, preso in carico anche dalla ricerca storiografica, ma anche dalla società italiana nel suo complesso, nonostante tutto quello che è successo in questi anni, Berlusconi, Seconda e Terza Repubblica, eccetera. Ma al di là, ecco, di queste valutazioni, io penso anche un'altra cosa. Abbiamo vissuto una fase molto pesante anche legata al Covid, vicina a quello che è stato il centenario di fondazione del PC, il 21, e poi anche l'altro centenario della nascita di Enrico Berlinguer. Sono date, come dire, celebrazioni che ci hanno consentito anche di sviluppare, di tornare a ragionare di questi temi e quindi di mettere tra parentesi questo silenzio dei comunisti che richiamava la Miriam Maffai, la compagna di Paglietta, e di tornare ad interrogarci con forza su questi elementi, sugli errori anche, ma soprattutto sulla grande storia di un partito che ha edificato, diciamo, la Repubblica e contribuito a difenderla contro gli assalti da tutte le parti, insomma, il terrorismo non solo, ovviamente, il neofascismo, eccetera. E quindi oggi
un contributo come questo per noi è assolutamente essenziale. Per intanto riallacciare, diciamo, riportarci al ricordo di una figura grandissima, come secondo punto per riflettere anche, mi permetto, su cosa sia stato Rovigo, il Polesi nel Novecento, insomma. E dall'altra parte poi un contributo, secondo me, che non vale soltanto in sede locale o localistica, ma nel più ampio scenario anche nazionale, per dare così un tassello in più a quella che è stata una grande storia come quella dei comunisti italiani e del Partito Comunista Italiano in questo paese. Io intanto mi alzo in piedi, perché giustamente se io mi sono messo in un angolino è bene che mi alzi in piedi. Ah, vi voglio ringraziare, loro due, perché sono stati straordinari ad accettare, Diego, Luigi, grandissimo, grazie di cuore. Comincio con i ringraziamenti perché li devo fare. Devo ringraziare Piero perché mi ospita, gli amici dell'Arce, dell'Ampi, dell'Istituto Sopolesano della Storia, e poi il comitato di amici di Gianni Marchesini, gli amici di Gianni Marchesini che sono qua, e tanti amici che sono venuti da Padova, da tanti posti, qui vedo tantissimi da precedenza, insomma, tanti compagni, tanti ex compagni, amici e conoscenti che sono qui vicini, che, a cui sono molto 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 affezionato. Voglio ringraziare le persone che mi hanno aiutato a fare questo libro, Viola Chiereghini e Ivaldo Vernelli. Senza di loro questo libro non sarebbe nato, perché io so scrivere ma non so stampare, loro invece mi hanno aiutato a farlo. E sei uscito, è merito loro. E questa signora, che non ringrazio solo perché è presidente dell'Ampi, Antonello Toffanello, perché è mia amica, mi ha sopportato e supportato per questi due anni dopo che è morto Gianni, e mi ha aiutato anche ad arrivare a scrivere questo libro quest'estate. È stata un'estate difficile perché io l'ho scritto in poco tempo, lo pensavo da tanto tempo, però l'ho sempre rimandato. Mi sono decisa, perché quando uno sta arrivando a 73 anni, certi ricordi li ho solo io e bisogna pure che li scriva, se no finiscono con me. Mi sono decisa a farlo durante l'estate e purtroppo ero martoriata dai lavori che in casa facevano e sembrava che facessero apposta, ma erano proprio davanti alla finestra dove io il computer scrivevo e non c'è stato verso di spostarli i testi. Mi hanno tormentata fino alla fine della scrittura. Non è stato un momento di riflessione e di sofferenza fisica. Sì, è scritto con affetto, però io mi sono ben guardata dall'essere affettuosa in questo libro. Questo non è un libro scritto per amore di mio padre, è scritto per rispetto di una storia. È dedicato al mio compagno che se n'è andato, che dice, in onore dei miei genitori, certamente a cui devo tutto, è dedicato al mio compagno che se n'è andato poco tempo fa, 2 anni fa. È un carissimo amico di Roma che voi non avete avuto il bene di conoscere, ma che è stato il mio amico fraterno, compagno comunista. Abbiamo fatto insieme politica anche quando eravamo a Roma, perché noi andavamo io andavo in vacanza e poi facevo politica con lui a Roma, perché era responsabile di sezione in una federazione che era comunista romana in piena crescita in quegli anni, Roberto Pozzoni, e abbiamo avuto 60 anni d'amicizia, ci siamo conosciuti a 10 anni ed mi ha lasciato poco tempo fa anche lui per la leucemia. Quindi io l'ho dedicato a loro due perché rappresentano tanto nella mia vita, ma soprattutto rappresentano due spine nel fianco, perché continuavano a dirmi scrivi, scrivi, e io non lo facevo. Seppur tardi, ma mi sono decisa a farlo. Mio padre è stato un uomo, Severino Cavazzini è stato un uomo che ha avuto una vita come un romanzo. Lui l'ha raccontata benissimo, loro l'hanno riassunta perfettamente. C'è poco da aggiungere, se no leggetevela. Ecco, se avete voglia, perché questo sì, questa va letta, va raccontata e va letta. Però la sua vita è stato un romanzo per i colpi di scena, i cambi di scena, le sofferenze, le tantissime avventure che ha vissuto, i disagi. C'è stato tutto quello che serve a un romanzo, tanta avventura. Infatti ho messo a vita avventurosa, una lunga avventura, però mio padre non era un avventuriero, non ha scelto questa vita per spirito di avventura e neanche per il bel gesto. Allora c'era una componente degli anarchici e anche in altre componenti che sceglievano questo tipo di vita perché si buttavano allo sbaraglio. Cavazzini si è andato perché le sue condizioni di vita gli hanno dato altra scelta. O sceglieva di continuare a restare uno che sopportava una condizione di miseria gravissima, lui è nato in una famiglia poverissima. Avrebbe potuto essere un piccolo borghese se la sua famiglia paterna lo avesse riconosciuto, ma siccome suo padre, che era un borderline, intelligentissimo, colto, aveva studiato in seminario, doveva diventare prete perché la famiglia borghese ricca, benestante di Ferrara lo voleva prete, voleva il prete in famiglia, ma mio nonno non voleva sentirne parlare, aveva tutt'altro progetto di vita, voleva godersi la vita, aveva un talento per vivere, solo quello. E l'ha usato tutta la vita, non era un padre amorevole, non è stato un padre responsabile, l'unica cosa di cui si è occupato è che questi figli andassero a scuola e sapessero scrivere bene e leggere bene, e studiassero, era molto severo su questo, poi scompariva per degli anni, per le tesi, non c'era, non si occupava della famiglia, e loro sono vissuti in un'estrema povertà, in questo borgo San Luca che era
un po' come San Frediano a Firenze o altri quartieri, erano un misto di sottoproletariato, di proletariato, di gente che lavorava onestamente e anche di gente che viveva di piccoli espedienti, dotati di una fortissima solidarietà. Mio padre, proprio nelle prime note di quella biografia brevissima, che a lui ha scritto solo perché gli erano chiesti i compagni di Ferrara, sottolineo Ferrara, non Rovigo, perché in quell'anno, 1971, il 50° anniversario del Partito Comunista, è stato celebrato solennemente anche a Rovigo, teatro sociale, c'eravamo tutti. Non ci teneva a sufficienza quell'anno, il teatro sociale bastava malapena per tenersi, ed è celebrato ovunque, però non è stata la Federazione di Rovigo a chiedere di scrivere queste note, è stata la Federazione di Ferrara che celebrava in febbraio questa ricorrenza e chiamava a raccolta tutti quelli che avevano contribuito a fondare il Partito Comunista a Ferrara, compresi quei giovani come lui, non più giovane, ma che era giovanissimo all'epoca e aveva contribuito con Bosi e con altri che sono nella lista, nei documenti appunto anche quella lettera d'invito che giustifica quella biografia. E lui si mette lì a scrivere a macchina proprio per questa ragione, perché glielo chiedono quegli amici fraterni a cui lui continuerà a volere bene e che continuerà ad andare a trovare fino alla fine della sua vita. Le ultime cose che ha fatto mio padre, anche quando non riusciva quasi più a camminare, era prendere il treno tutti i sabati pomeriggio e andare a Ferrara a trovare i suoi parenti, sua sorella e i nipoti, ma soprattutto andare al Borgo San Luca, non erano più nello stesso posto, la famiglia si era spostata, aveva avuto una vita più dignitosa, ma lui andava al Borgo San Luca, nel suo caffè, a fianco alla sezione del PC che era titolata dal suo carissimo amico Otello Putinati, morto purtroppo nel 52, era stato parlamentare, e con cui ha condiviso tutte le botte, i sacrifici, era anche lui del Borgo San Luca, ed era un mito, è stato un mito, nella Ferrara antifascista ancora oggi è un mito quest'uomo. E sono anche sepolti insieme nella cella dei caduti della libertà. Mio padre poi alla fine della sua vita ha avuto l'onore di essere riportato a Ferrara, ha avuto due funerali anche nella sua vita avventurosa, uno l'ha avuto qui, bello, solenne, dentro la sua federazione, a pochi metri da qua, dall'altra parte della strada, e bellissimo, devo dire, con tanto affetto da parte di dei compagni anche della città di Rovigo, lui era entrato da estraneo, ma se n'è andato, faceva parte di questa città, se non altro rispettato, anche da quelli che non condividevano le sue idee, però rispettavano l'uomo che era stato, il fervore, la passione e anche l'umanità. Mio padre è un uomo che quando ha fatto i parlamentari ha lavorato per tutti, io ve lo posso dire perché ero piccola, qui c'era la... li riceveva in ufficio, si fa per dire, uno scantinato, nella vecchia federazione, se siete pratici, adesso ci sono i garage, uno dei garage era l'ufficio di mio padre e non era molto meglio neanche allora con Vences che gli faceva da segretario, però tantissimi venivano anche a casa e io me li ricordo bene perché aprivo la porta, ero piccolina e mi ricordo tutta questa sfilza di persone che venivano con le loro tragedie, con le loro sofferenze, con i loro problemi, perché nell'Italia del dopoguerra non esisteva l'organizzazione a cui siamo abituati oggi, vai in ufficio, vai al CAF, andavi alla ricerca del tuo diritto di qualcuno che ti facesse da patrocinatore dei tuoi diritti, e lì bisognava andare o dal prete oppure andavi in prefettura, negli uffici che c'erano, che funzionavano ancora con la stessa logica del fascismo, si è trasferita, i primi anni era questo, l'Italia repubblicana è nata con grande fatica, con grande sforzo e ci è voluto tempo perché si avviasse un cambiamento di quelle strutture che erano profondamente impregnate di fascismo, la prima di tutti era la polizia, l'ordine pubblico e i carabinieri che continuavano a ragionare con quei termini e con quelle teste. Ecco perché schedavano i comunisti. Schedavano perché li consideravano criminali. Le lettere che il mio carissimo amico Vittorio Tommasini ha riportato in quella riposizione di Severino Cavazzini nel casellario giudiziario della questura di Rovigo, che costruiscono il clima proprio di linciaggio morale con cui erano accolti gli interventi, la politica, i comizi, le feste dell'unità, che erano legalissime, però nonostante questo venivano considerati dei criminali, c'erano le delazioni, c'erano quelli che gonfiavano, che raccontavano, che enfatizzavano, che cercavano le provocazioni, si è preso 5 denunce, se l'avessero portate a termine avrebbe fatto un bel ergastolo lungo per alcune, se giustamente Vittorio ha fatto il conto, dice prendeva più di quello che gli avevano combinato i fascisti, sicuramente è stato così. Mio padre non è diventato così per scelta politica, c'è diventato perché nella sua condizione l'ho spinto a fare una scelta, mio padre non era un uomo che si rassegnava come tanti altri ragazzi della sua condizione e quindi fare politica e fare sindacato, soprattutto mi nasce come sindacalista, è difendere i suoi diritti elementari, quella vita degna che ha cercato per tutta la vita, vita degna per sé che non ha un senso se non è anche per quelli che sono a fianco a te, perché avrebbe potuto accontentarsi e sistemarsi nella vita, ma non è così che tu risolvi il tuo problema, la prima cosa che capisce è che è strutturale. Tu devi cambiare la struttura in cui è fatta la società di allora è una società classista,
oppressiva, che trattava i lavoratori con un sovrano disprezzo, li pagava se voleva, quando voleva, come voleva, e poi dovevi sempre andare a domandare il tuo salario. Non era detto che te lo dessero, anche se era stato pattuito, dovevi sempre andare a domandare. Questa situazione mio padre non la tollerava, fin da piccolo. Perché da piccolo entra giustamente in fabbrica, 8 anni, andava a scuola, ma doveva anche lavorare perché a casa sua non si mangiava. Io racconto anche come viveva mia nonna, chi era la madre della lavandaia, lavandaia stiratrice, conosce suo padre, suo marito, proprio perché va in casa dei borghesi a portare la biancheria, quindi così conosce sto matto che si innamora, la sposa, dopo con molta calma, riconosce i figli ma si sposa con molta calma, è una tradizione allora. Quindi nasce in una situazione molto difficile, vive un'infanzia difficile assieme ai suoi amici e fa una scelta politica, giovanissimo, ma allora è una cosa diffusa, perché o ti rassegnavi o combattevi, per combattere dovevi diventare una persona che si organizzava, i socialisti erano organizzati, loro andavano ad ascoltare i comizi di Costa e diventavano politici a 8, 9, 10 anni, perché la loro condizione era questa, cioè prendevano coscienza, andavano in fabbrica, se tu vai in fabbrica sotto padrone e ti prendono una calcia nel sedere, le reazioni sono due, o ti rassegni e diventi un servo, oppure ti combatti e diventi una persona diversa. Questo era all'inizio del Novecento e questo era a ridosso della guerra. Poi c'erano le grandi motivazioni ideali, lo dice gli scioperi a cui assisteva, le motivazioni per la guerra contro l'interventismo, le botte datesi, scambiatesi amorevolmente con gli studenti universitari di Ferrara che invece erano tutti per l'interventismo e diventeranno tutti parafascisti e fascisti. E poi questa scelta l'ha fatto scontrare con un nascente movimento fascista, quindi è diventata una scelta politica. La consapevolezza politica, hai ragione tu, viene man mano che lui si allontana da Ferrara, dopo le prime durissime esperienze che tu hai raccontato e sulle quali io non ritorno, e quando va a Milano. A Milano ci va perché non può più vivere e lavorare a Ferrara, lui passa due momenti drammatici, in mezzo c'è anche il servizio militare che naturalmente non scapola, non può scapolarlo, anche se non glielo fanno fare perché essendo già segnato nel sovversivo comunista non può toccare le armi, non può partecipare a niente, quindi lo fanno fare in prigione. E lui lì leggeva, questa è stata la sua formazione culturale. Questo prete, no, che gli passa qualche libro, certo, sì, il cappellano di rispetto verso questa coerenza. Sì, perché lo vedeva che leggeva qualunque cosa, dai romanzi da Carolina Invernizio se ci fosse stata la pubblicità, lui leggeva, aveva una passione per leggere, per andare al cinema. Soddisfaceva il suo bisogno, sarebbe stato uno che avrebbe amato studiare, per tutta la vita ha letto ed è andato tantissimo al cinema. Mio padre ha visto tutti i film che si potevano vedere e continuerà fino alla fine a guardare televisione e cinema come se fossero un momento di istruzione. Io ho trovato dei libri che erano dei romanzi che lui non leggeva come uno legge un romanzo, ma si prendeva a fianco degli appunti, si infilava dei fogli e li leggeva in chiave politica. La cosa mi ha fatto veramente sorridere, perché io leggo un libro e lui invece lo leggeva in termini sociali, capito? Anche la Carolina Invernizio non era solo uno svago, cioè non era uno svago, lui lo continuava a leggere e analizzare in termini sociali. Quindi questo uomo appassionato di queste cose va a Milano dopo esperienze durissime che leggerete, fra cui quella di due morti, perché lui viene buttato in un fosso ad un primo rapimento e lo credono morto e lo lasciano lì perché sono convinti di averlo ammazzato, invece gli hanno solo dato delle grandissime bastonate che lo segneranno anche fisicamente per tutta la vita. Mio padre portava dei segni in testa di cui si accorgerà il professor Anao quando sta andandosene nei primi segni, dice: ma lei ha avuto dei problemi? Mio padre dice: sì, hanno bastonato i fascisti. Mi ha detto il professore, rimase terzo. Dice: ma come ha fatto a sopravvivere? Non lo so, mi sono svegliato dopo 2 giorni e sono ripreso a vivere in qualche modo. Ha salvato i suoi amici nel borgo, quella solidarietà che non lo abbandonerà mai, anche la quale però non potrà più, dovrà pure allontanarsi perché non bastava più a un certo punto, e se ne andrà dalla. La seconda morte sarà una fucilazione, che poi quell'altro tenterà dopo distanza di anni, se lo ritrova da quando ritorna a Ferrara, nella Ferrara liberata, non ritrova che è un partigiano, ha fatto il partigiano, uno di quelli che ha contribuito alla sua fucilazione mancata anche lì per un puro caso, perché una donna apre una finestra e si mette a gridare su quel muro dove lo stavano per fucilare, e lui si salva la pelle per questa ragione. E dopo questo gli dice: guarda che era una fucilazione simulata, mio padre, non vi dico cosa ha fatto. Anzi, ci sono molti 5 persone per impedirgli, nonostante questo si professasse comunista, poi dopo è diventato di preti, è passato con i socialdemocratici, e quindi ogni volta che lo vedeva a Ferrara me lo indicava, cioè quello lì famoso, quello che diceva che... Vabbè, va a Milano, Milano è stata un'esperienza straordinaria, perché lui lì ha incominciato a crescere politicamente, ha ragione, è stata la sua università, è stato un anno, ma lì ha conosciuto il sindacato, ha conosciuto il partito organizzato, è uscito dalla visione puramente di difensori, erano giovani che difendevano le camere del lavoro, le sedie, poi difendevano la propaganda, lavoravano già in forma di semiclandestinità, il partito comunista nasce, sono già clandestini di fatto, il fascismo è già trionfante.
Quindi loro operavano in una situazione di estrema difficoltà, lui non si arrendeva mai, continuava a fare nonostante fosse stato arrestato, fosse stato segnalato, gli avessero perquisito la casa, lo avessero attenzionato con queste premure, va a Milano, torna da Milano dopo una situazione drammatica perché là organizza uno sciopero, viene individuato e viene licenziato, a Ferrara non può restare, deve andare a Firenze, trovano un lavoro grazie alla sua cugina, ma là partecipa alla manifestazione per Sacco e Vanzetti, viene arrestato e questa volta sarà la ragione per cui poi avrà la condanna al confino. Nel frattempo lo mandano a Ferrara, prima che gli arrivi la condanna al confino lui fa tempo a arrivare a Ferrara e cominciare a fare quello che faceva prima nonostante non potesse più fare niente, non avesse lavoro e fosse segnalato da tutti, viene arrestato un'altra volta assieme a tanti altri, lo interrogano pesantemente, però non sanno che è stato condannato al confino, che stanno preparando questa condanna, lui invece se lo immagina, quindi quando lo rilasciano la sua preoccupazione è lasciare, anche su indicazione del partito, è lasciare l'Italia, e ce la fa grazie a un amico che ha un amico che gli propone un passaporto vergine. Con quel passaporto vergine mio padre quante volte ha dovuto spiegare che è passato in Francia con un passaporto, perché questo era considerato un disonore a un certo punto nella storia del Partito Comunista. Dovevi spiegare perché è andato in Francia espatriato con un passaporto, lo dico agli amici che sono nascosti nell'angolino. E invece aveva avuto, grazie alle relazioni che aveva con chi sosteneva questa causa, avevano pochissime possibilità. Lui ha avuto questo spiraglio che si è aperto e è partito con false identità. E dopo in Francia è passato subito in clandestinità, una clandestinità a metà. Diventerà totale solo quando nel 39 entreranno in guerra e lì a quel punto lì sì farà la differenza fra chi era già in clandestinità e chi come i comunisti francesi era stato arrestato. Perché la prima cosa che farà Daladier quando ci sarà il patto Molotov-Ribbentrop dichiarerà illegali i comunisti francesi, bloccherà la stampa francese e tutta quella che ruotava a sinistra e li metterà internati nei Pirenei assieme a quelli che erano ritornati dalla guerra di Spagna. Mio padre si fa anche la guerra di Spagna, ma se la fa da commissario politico, perché nel frattempo in Francia è diventato prima responsabile da funzionario del Partito Comunista Italiano di tutti gli italiani che lavoravano lì, del gruppo dei rispondenti italiani che erano usciti ed erano in Francia, quindi lui era responsabile per tutti, doveva creare questa rete di contatti e poi per la CGT diventerà responsabile di tutta l'immigrazione dal punto di vista sindacale, quindi lui li conosceva tutti, polacchi, ungheresi, spagnoli, quelli che tu hai fatto vedere poi diventeranno dei resistenti, moltissimi dei quali erano anche ebrei, non sapevano di esserlo ma erano ebrei, questo perché dirvi che i comunisti hanno lavorato con gli ebrei sempre e non hanno fatto caso che fossero ebrei. Quindi sta storia che noi eravamo dei mangiatori, loro erano dei mangiatori di ebrei, sarà successo anche in Russia, non dico di no, ma certamente questo non ha impedito a mio padre e ai compagni antifascisti francesi, la pagina più bella è quella della parte francese. Io gli ho dedicato molto, mio padre si dedica molto all'aspetto ferrarese, perché era lì che voleva raccontare le sue origini e si rivolgeva alla Federazione di Ferrara, ma io ho dato tanto spazio all'esperienza francese perché è una pagina che oggi viene archeologicamente ricostruita mirabilmente da dei giovani storici. Io cito Eva Pavone che ha fatto una ricerca straordinaria di 3 anni, del 2017 questa dottoressa, una tesi di dottorato di ricerca, bellissima, 300 e passa pagine, appassionanti, in cui ha ricostruito tutta la storia degli italiani e degli stranieri in Francia nel periodo tra le due guerre e soprattutto il rapporto e contributo fondamentale per la regione parigina della resistenza e la liberazione di Parigi degli italiani e degli stranieri. È stato determinante. Questa è una pagina che i francesi conoscono e noi no. Quelli erano italiani. I Fontanot, i 5 cugini Fontanot di cui si salveranno solo le donne e 3 moriranno eroicamente. Uno era straordinario, Spartaco Fontanot. Ne avessimo noi, era molto, ma se si potesse fare una graduatoria non aveva niente da inviare i fratelli Cervi. Eroici, erano italiani e morivano avendo nel cuore anche il loro paese, l'Italia, combattevano per la Francia, ma combattevano anche per l'Italia, si sentivano francesi italiani, erano quella generazione di giovani che cresceva in Francia, nasceva in Francia, ma si portava anche l'Italia nel cuore. Questa parte della nostra resistenza, del nostro antifascismo, non è valutata, cominciano questi giovani storici a riportarla. E io credo che quel libro sarebbe, quella ricerca sarebbe importantissima per restituire a tutti noi la conoscenza di che cosa hanno fatto i nostri antifascisti, perché la resistenza non comincia nel 43,
comincia molto prima, non è mai finita, anche se si trattava di piccoli gruppi di persone che non hanno mai smesso in Italia e soprattutto in Francia di continuare a combattere, di continuare a lottare contro il fascismo. E a questa gente va data una riconoscenza enorme, perché nessuno gli garantiva che sarebbero andati a buon fine i loro sforzi. Mio padre non era solo. E nella regione parigina, dice la Eva Pavone, questa dottoressa che ha fatto questa ricerca bellissima, c'erano circa 150.000 italiani, non erano pochi, eh? Quindi quando sta per scoppiare la guerra sono 350 e 200.000 italiani, più gli spagnoli e tutti gli altri, spagnoli tantissimi, a maggior ragione dopo quello che è successo alla fine della guerra di Spagna. Mio padre la guerra di Spagna se la fa da commissario politico organizzatore per conto della centrale parigina che portava, organizzava tutti gli aiuti, lui doveva fare in modo che i soldi, soprattutto i soldi e le armi, ma soprattutto i soldi e i medicinali arrivassero dove dovevano arrivare. Vi garantisco che non era facile. Mio padre aveva fatto dei commenti su quella parte della sua vita, sapeva, ricordava dei bellissimi ricordi umani degli spagnoli, ha avuto anche una storia con una di queste spagnole con cui lui si trovava puntualmente durante questi viaggi, con cui ha avuto una relazione, e parlava poco, mi parlava mia mamma, perché se non lo fosse voi ridete, ma in realtà io ho scritto grazie a mia madre aveva una memoria straordinaria, si ricordava tutto, aveva una capacità di descrivere che avrebbe potuto essere tipica di uno scrittore, ed è grazie a lei che io ho ricostruito luoghi, storie, vicende, anche di mio padre, perché lei sapeva tutto, si ricordava tutto e mi ha fatto una testa tanta per tutta la mia vita. Quindi io, grazie a questo film che mi sono vissuta più e più volte, ho avuto modo di capire esattamente come potevo ricostruire i luoghi e le vicende di mio padre. Mio padre è un uomo schivo, che aveva un forte pudore dei suoi sentimenti, a volte li raccontava, a volte no. Di solito raccontava per ironia, si raccontavano invece molte e volentieri quando si trovavano fra di loro, fra persone che avevano vissuto storie analoghe. Quando a casa nostra veniva Vidali, veniva Paietta, i Paietta, Giuliano e Giancarlo. Anche se mio padre ha lavorato con Pietro, che era il cugino di loro due, era il suo referente capo partigiano, mentre era lì nella formazione che faceva capo, di cui faceva capo, per cui lavorava a Parigi. È stata una battaglia lunghissima quella della Francia, sono stati 5 anni di resistenza armata, e mio padre era responsabile, prima rimane l'unico responsabile, poi arriva Mazzetti, Amendola commette questo errore straordinario di affidare. Sì, Mazzetti era una bravissima persona, aveva fatto il militare, era un militare, aveva combattuto eroicamente in Spagna, però sulla capacità di organizzare la resistenza, diciamo gappista, cioè quella dei gruppi armati dentro una grande città, faceva fatica. Aveva difficoltà a capire che bisognava muoversi diversamente. C'erano dei modi diversi delle sensibilità. Mio padre era molto prudente, diceva si deve colpire dove serve e soprattutto portare a casa gli uomini, le donne che sono con noi, evitare di fare delitto. Purtroppo l'altro invece cercava il grande gesto e non andavano sempre d'accordo. Mio padre spesso si è rifiutato di fare cose che l'altro gli aveva ordinato di fare, cioè tu ordinate le fai tu, perché io questa non la ritengo giusta, secondo me sbagliata, gli dicevo i motivi. E in questa situazione così drammatica c'era anche la franchezza, e poi riuscivano anche a dialogare su queste cose anche, e poi a rispettarsi comunque. Ha delle responsabilità gravissime, partecipa a delle azioni militari, combatte contro i tedeschi, contro i fascisti, sono di fare alcuni colpi anche molto importanti, mai come i fratelli Fontanò che fanno delle cose incredibili, però ci lasciano anche la vita. Tutti i fratelli cugini, tutti e tre la vita, l'ultimo aveva 16 anni, lo hanno preso i tedeschi perché aveva fatto una manifestazione di protesta nel suo liceo, lo arrestano, lo condannano, lo portano in un campo di internamento, scappa con altri 50 partigiani, lo prendono, aveva un contatto con una spia, grazie a questa spia verrà arrestato. Il film Parigi brucia racconta un episodio di questo simile, lo riracconta Parigi brucia questo episodio, anche se solo lo riempie, questi ragazzi vengono presi tutti, questi giovani vengono tutti trucidati, anche in maniera molto pesante, molto brutta, compreso questo ragazzino di 16 anni. E la sorella, zia, madre di questi, assieme a mia madre, grandissima amica, la Giselle, grande combattente, partigiana, friulana, poi lei ritornerà in Friuli, responsabile dell'ampio e anche figura di grande rilievo, si dovrà vedere questo manifesto che è l'affiche rouge con i volti di questi poveri ragazzi che erano già stati fucilati, ma questi volti gli scappavano in tutta la metropolitana di Parigi come fossero dei criminali, e quasi tutti erano invece poi dei propri ragazzi che avevano combattuto con coraggio per liberarci noi dal fascismo e anche dal nazismo. L'esperienza francese si chiuderà bene, ma mio padre è impaziente, ritornerà in Italia senza aspettare la normalizzazione e con un'espulsione, perché nel frattempo lui era stato anche espulso durante il periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi lui quell'espulsione se l'è portata dietro tutta la vita, qualcuno gli ha fatto credere anche dopo la guerra che quell'espulsione ce l'aveva, per cui mio padre non è mai più tornato a Parigi. E questa era una cosa che gli dispiaceva assai, perché se la portava nel cuore quella città. Mia madre invece è riuscita a tornarci.
lei non aveva motivi, anche se aveva dei motivi familiari molto drammatici, perché ha dovuto lasciare suo figlio quando ha seguito mio padre in Italia, ed è stata una rottura definitiva, come io racconto in questa biografia. Biografia di mia madre è una biografia diversa, meriterebbe un'altra storia. Mia madre è una donna particolare, quando si incontrano non è un incontro facile, perché mio padre ha un brutto carattere, è famoso per il suo brutto carattere, e mia madre gli tiene testa. Lo trova anche un po' fastidioso questo modo di fare di quest'uomo, poi invece alla fine si trovano, si innamorano. Mio padre la prima cosa che fa onestamente è togliersela come staffetta di fiducia e affidarla a un altro compagno per evitare che ci siano dicerie, insomma, che qualcuno abbia da... perché non voleva legami diretti, altri se ne sono altamente fregati. Beh, lui per esempio si è sposato con la sua staffetta, insomma, seconda moglie era una delle sue staffette. Mio padre invece aveva questo scopo, torna in Italia avventurosamente. In Italia non è ancora normalizzata la situazione, torna con le armi passando attraverso le montagne, così come era passato attraverso i Pirenei. Passando attraverso i Pirenei si era preso una broncopolmonite e per curarla aveva rischiato la vita, e la Tedusse per curarsela, e anche lì ha fatto un viaggio incredibile, perché è passato, non poteva mica andare per treno diretto, c'era la Germania in mezzo, quindi ha fatto un viaggio incredibile per andare in Russia. Nascosto di marinai, come viaggiano adesso i poveracci, i clandestini, cioè dentro i cargo mercantili. Poi, quando arrivavano i porti, dicevano: qui non puoi scendere, l'Inghilterra non ti prende, la Svezia non ti prende, i paesi famosi, no, per l'ospitalità e l'antifascismo, eccetera. E quindi lui stava dentro, aspettava che passasse un'altra nave, insomma, come è voluto, alla fine è arrivato in Finlandia, è riuscito a entrare in condizioni altissimo, poi lui si l'hanno curato e lì ha fatto scuola di partito con tante altre persone, eccetera, eccetera, ha preparato la seconda guerra mondiale. Quando torna in Italia non è messo molto meglio, e quel poco di chili che ha li perde subito quando arriva qua, perché qua là stavano cambiando le cose, qua invece stavano andando peggio, perché non c'era da mangiare, non c'era niente, cominciava il peggio, c'era un disastro totale. Non è entusiasta di venire a Rovigo, però accetta perché è vicino a Ferrara, e poi capisce subito quando va a Ferrara che posto per lui non c'è. Cambiata la situazione, c'è tutta una nuova generazione che è venuta su con la resistenza, con l'antifascismo, lui ha perso quel treno stando in Francia, e gli va bene anche qui. Qui trova Severino Bolognesi, tuo nonno, Almis, persona straordinaria, e insieme due persone che avevano vissuto l'ultimo fino alla resistenza, altra grande figura epica, e erano tutti e due ferraresi, lui, mio padre ferrarese, suo nonno invece era stientese, ma di quei comuni che sono legati a Ferrara, perché sono i comuni di Vieraschi, parlavano lo stesso dialetto, loro parlavano sempre in italiano, però quando erano fra loro due le battute in ferrarese c'erano, soprattutto quando dovevano darsi dei giudizi su quello che avveniva. Loro hanno costruito una federazione utilizzando molte le persone che c'erano, andando oltre i conflitti che c'erano, e di questa federazione qualcuno si dovrà pur decidere a scrivere una storia, una storia su cui è andato via perché aveva da fare, ma una storia che racconti l'umanità di queste persone, perché io ho letto degli opuscoli che sono delle cronachine, ma molto riduttive, dell'umanità delle personaggi che hanno animato e popolato la federazione comunista polesana. Sono uomini e persone straordinarie, li ricordo alcuni, perché non erano solo compagni, erano anche amici, che hanno aperto le porte della loro famiglia, non solo la famiglia Bolognesi, ma Morelli, De Polzer, che era un uomo di un'umanità straordinaria e di una semplicità, di una grandissima semplicità, sapeva stare con le persone più umili, lui che era un personaggio altissimo, eppure si comportava, anzi veniva a scuola da questi personaggi umili che erano ex operai. E tante altre persone straordinarie che mio padre ha incontrato e con cui ha avuto il privilegio, compreso Ugo Duse, che era il suo preferito e che purtroppo gli ha dato il grande dolore di essere uno che è uscito dalle righe. Mio padre gli ha continuato a volere bene anche quando non era più dentro al Partito Comunista, lui è stato un maoista, ha fondato il movimento maoista a Padova, è stato un personaggio straordinario, salvo poi nelle tarde età, scrive una bellissima lettera quando mio padre stava per morire, in cui diceva che avevo sbagliato nella mia vita, avrei dovuto darti retta quando dicevi che non dovevo fare quello che ho fatto, purtroppo l'ha capito molto tardi, ed era un ragazzo intelligentissimo. Io ricordo ancora le discussioni di altissimo livello che nella mia cucina si tenevano, io ero una bambina piccola, ho ricordi molto belli di questo periodo della vita di mio padre e delle battaglie che ha fatto da parlamentare. Purtroppo sugli interventi, io ringrazio Franco Grotto, lo ringrazio sempre, perché tanti anni fa, quando era parlamentare, con grande semplicità gli disse: ho bisogno dei discorsi fatti in aula da mio padre, lui me li ha procurati tutti. Lì ci sarebbe da fare una ricerca, perché in quegli anni il linguaggio, gli argomenti sono cambiati da legislatura a legislatura, i temi erano gli stessi, ma si è maturato un modo diverso di fare politica. Anche quella è stata un'esperienza che gli ha chiesto, come quando sono diventati sindaci, di inventarsi un'altra volta.
mio padre si reinventa quando arriva in Francia, di Francia arriva in Italia, perché deve imparare di nuovo a parlare italiano, spiegarsi in italiano, non è semplice, prima devi imparare il francese, poi devi imparare italiano, devi tornare a farti credibile per una popolazione che non ti conosce, devi parlare con i braccianti di cui conosci la situazione, ma non conosci bene l'umanità e le condizioni storiche, e poi devi imparare a diventare sindaco. Lì i grandi sindaci pionieri come Dozza aprono una strada diversa, come amministrare, come essere comunisti ed amministrare la cosa pubblica. È stata una grandissima scommessa, anche su quello bisognerebbe aprire una riflessione. Tu dici credere all'ente, cioè inventarsi e certo, credere alla persona dell'ente locale. E anche lì cambia il modo di fare politica, Diego, perché non sei il partito comunista organizzato sindacalmente con il rapporto sindacale, diventi un amministratore di quelli che ti hanno eletto e di quelli che non ti hanno eletto, e ti devi rapportare con questi bisogni. Come li interpreti? Come lo fai da comunista? Inventandoti un nuovo modo di essere, che è quello che tu intendi il modo repubblicano secondo la Costituzione. La Costituzione era un grande libro bianco, scritto sì, ma come lo mettiamo in pratica? Le loro discussioni, quando nasce la Lega delle Autonomie Locali, nasce proprio così. Come facciamo a fare noi una buona amministrazione da sinistra, un'amministrazione che sia di esempio e di dialogo, non di attacco verso chi governa, ma di sprone a fare diversamente? Ancora di più il problema si porrà quando nasceranno delle giovani. E questi uomini discutevano davvero, studiavano e discutevano, continuavano a studiare fino alla fine della loro vita, continuavano a leggere e a studiare fino alla fine della loro vita. Lui diventa responsabile quindi per la Federazione Comunista, di forma i sindaci, di forma gli amministratori. L'ha fatto fino alla fine della sua vita e poi si occupa di sindacato, si occupa di pensioni, torna alla fine a occuparsi di sindacato come pensionato. Non ha mai mollato di lavorare. Ha fatto il parlamentare inventandosi anche lì un modo di essere rappresentante da sinistra delle istituzioni, e faceva una cosa che stranissima, dava per ministeri, si occupava di queste cose, oltre che stare in aula e discutere assieme a Di Vittorio, assieme ad altri straordinari, prima che sono stati vivi, straordinari personaggi. È stata un'epopea straordinaria di lavoro, bellissima dal punto di vista umano, difficile dal punto di vista personale, è stata una bella storia, loro l'hanno vissuta con dignità. Ecco, io penso che questo mio piccolo contributo di affetto, sì certamente, un atto dovuto secondo me, visto che avevo dei ricordi, andavano messi lì, serva a non far dimenticare questa pagina, e tu hai detto bene, a riprendersi anche una parte di storia, con la stessa dignità con cui loro hanno cercato. La vita degna nasce da quello che dicevano loro, ma anche una delle frasi che ricorre di più dentro alle epigrafi partigiane sull'Appennino Ligure e sull'Appennino Toscano. Voi siamo morti per una vita degna, abbiamo chiuso gli occhi alla vita perché voi l'apriste alla libertà e a una vita degna. Ecco, io penso che questi che ne hanno tenuti bene aperti hanno contribuito anche loro alla vita degna. Vi ringrazio tutti di cuore. No, possiamo dare un saggio di questa chiarezza, capacità di interpretare i bisogni, ecco, della gente? C'è un piccolo passo di un intervento di Cavazzini alla Camera nel marzo del 52, cioè come raccontare come si viveva in Polesine 70 anni fa. Sì, praticamente il grosso esatto. Sì, anche per questo, come dire, mi è subito colpito. Il Polesine, siamo dall'intervento alla Camera di Cavazzini del marzo 52, il Polesine è una provincia dove la scarsezza di abitazione è tale che esiste una media di affollamento di 4 persone per vano, media che sale a 6-7 persone nel basso Polesine. È evidente che questa gente vive peggio delle bestie, ma vi sono perfino case, quantunque non siano degne di questo nome perché sono meno che tuburi, dove vivono 15-16 persone. Di queste cosiddette case ve ne sono decine e decine, e talvolta chi vi abita può dirsi fortunato, perché a Santa Giulia, ad esempio, molte persone vivono nelle stalle per mancanza di case, e questo già prima delle alluvioni. Io vi cito Camello, vicino a Porto Tolle, dove vi sono case puntellate, tanto sono cadenti, coperte di canne, dove abitano famiglie di 15-16 persone con due letti, in cui una parte dei familiari dorme fino alle 2-3 di notte, l'altra successivamente. Non sono case, sono porcini.
sono passati 50 anni dalle stesse cose che dice Adolfo Rossi nel 1901, nell'inchiesta che fa in Polesine e anche nel Delta, le stesse cose, tumori e Matteotti anche, le condizioni non erano cambiate molto, erano disperate. Anche quelle che racconta Badaloni non erano diverse. No. Vero? No, che sei a ci sono stati solo dei miglioramenti, ma la situazione di 50 anni non era cambiata molto. E Rosanna, il Delta, poi c'era uno sfruttamento dei lavoratori, il Delta straordinario, e la Rosanna ha aperto una porta, secondo me ha aperto solo una porta, quella principale, ma secondo me da quello che è scritto se ne aprono tante altre, quindi hai tempo per scrivere tante altre cose. È vero, vero. Perché alcuni episodi... Il lavoro sotto la finestra un'altra volta. Alcuni episodi e alcune persone meritano di essere assolutamente approfondite. A me ha colpito molto anche la figura di tua mamma, così come emerge da quello che hai scritto. E sono andato a curiosare nel casellario politico della Questura, su tua mamma, perché c'è il fascicolo anche su tua mamma, aperto nel 46 e chiuso nel 55. Nel 55 lo chiudono perché questo scrive, non serve iscriverla a CPC, a Casellario Politico Centrale, dice ormai non è più attivista, eccetera. Ma aveva avuto dei ruoli importantissimi per l'UDIC e per l'Unione Donne Italiane, era coordinatrice e da subito lei nel 46 si occupò di questo. Nel 50 partecipa al terzo congresso nazionale dell'UDI a Roma ed è naturalmente sotto stretto controllo, individuano la poesia, individua tutte quelle che partecipano, le donne che partecipano, insieme a lei che è la capofila, quella che guida le altre quattro donne polesane, ci sono, probabilmente sono nomi che qualcuno di voi conosce, Luisa Munari, Giulia Borsi, Giovanna Montagnani, Prassede Pasqualini, Ilda Scarazzati e De Crescenzio, Gilda De Crescenzio. E di tutte profilano, fanno un profilo politico, dicono quello che hanno. E poi di Delma, perché in realtà il nome della Mariani era Idelma. Idelma e poi Luisa, quindi Luigina Gina, credo che sia. È derivato da questo. Mai chiamata Idelma nessuno, mia mamma. Non l'ho mai chiamata, difficile anche da ricordare. Lei è impegnatissima, però della vita in Francia, chiaramente la Questura non dice nulla perché è il passato e il suo casellario politico, essendo lei di Verona, è aperto a Verona ma non a Rovigo. A Rovigo però aprono il fascicolo dopo la guerra, dopo il 1946 lo tengono aperto fino al 1955. E dal libro appare veramente una donna straordinaria, fortissima, coraggiosa. Mi piace l'episodio che tu racconti, proprio per i due caratteri che si scontrano, tra lei, più giovane di lui di qualche anno, ma molto, molto tenace, molto, molto decisa, e perché lei va a distribuire volantini, i volantini a Parigi mi pare che sia. Il primo compito che le danno è andare davanti a un cinema a distribuire i volantini. Volantini clandestini di propaganda anti-contro i nazisti. E lui la affronta, la rimprovera, la rimbrotta pesantemente perché dice cosa li dai a fare, cosa li distribuisci a fare che sono in italiano e qui sono solo francesi. Quelli che raccontano le immagini che facevano quando organizzava, ma lei poveretta, il primo incarico che le danno quando accetta di fare la staffetta di entrare nella resistenza assieme alla Gisella Fontanò, e lei accetta sapendo che la cercano perché è una donna che è incensurata, vive per conto suo perché è separata dal marito con questo figlio adolescente, è un'operaia che però in quel periodo faceva la governante in una casa privata, quindi era una figura defilata, gli dicono sapendo che era antifascista, se vuoi fare questa esperienza brillante di scrivita, perché i tedeschi erano già entrati, era già passato il primo anno di guerra, nel 41, e lei accetta, fa le prime cose che le danno sono delle cose molto rischiose e stupide che non servono a niente, ma lei non lo sa, dovevi tirarti fuori questi volantini dall'interno della giacca e distribuirli mentre in mezzo alla folla rischia di essere individuata. Lei si riesce e non la prendono, però la prima cosa che mio padre, quando gliela porta, danno Valfini, gliela fa
la fa conoscere perché lei accetta di fare la staffetta, che è un rischio maggiore, e lui la presenta e dice guarda, è molto brava, tu vai a questo che è serio. E lui dice tu sei quella che è di volantinaggio là. E dice vero, ma non io mica scritto, io di volantinaggio. Dice sì lo so, però anche te che li vai a distribuire, ti sei posto il problema, poi se ti pare sì, prendo l'ordine e si mette a discutere gli ordini. Non si possono discutere gli ordini, va bene, ci vediamo se riusciamo a farti fare qualcosa di più serio. Sai andare in bicicletta? No, allora impara. Notare che mio padre non sapeva andare in bicicletta. Questo era il personaggio, e la manderà in bicicletta in giro e lei ancora la rischio di essere presa dai tedeschi, no, perché sapeva andarsi su, impara anche, ma non sapeva fermarsi. Bene, un posto di blocco deve fermarsi. Adesso noi ridiamo, lei rideva quando le raccontava, ma dentro aveva le armi, ragazzi, i doppi fondi, aveva le armi, ti fermavano per un pezzo di carta, dopo ti fermeranno anche per molto meno, ti fermeranno anche per come guardi in metropolitana un tedesco, bisognava stare attenti, non li dovevi guardare, se non li guardavi ti chiedevano perché non li guardavi, se li guardavi ti chiedevano perché li avevi guardati storto. Dopo Stalingrado è diventato un'impresa sopravvivere a Parigi senza incappare nella loro e nella polizia francese, che aveva ben due squadre speciali organizzate, erano peggio i fascisti francesi dei tedeschi, e sapevano qualcosa quelli che ci sono capitati nell'esilio. Infine, i miei sono stati fortunati che sono riusciti a passare in mezzo a quella bufera senza lasciarci la pelle, ci hanno lasciato tanti amici e tante persone. Mia madre è una donna coraggiosa, lei diceva il coraggio te lo dai da sola tutte le mattine, ed era un se no te lo dà nessuno. Che probabilmente aveva appreso dal padre, perché era figlia d'arte, il padre era anarchico. No, era socialista mio padre. La polizia lo schierava anarchico. Mio nonno era socialista, non anarchico, la polizia si sbagliava di gran lunga. Aveva amici anarchici a Verona, ma insomma, era socialista. Era un orafo, era un bravissimo orafo, naturalmente viene rovinato dal suo antifascismo, dal suo pensiero politico, ed è schedato dalla polizia, era nato nel 1883, ho visto, e viene schedato a lungo, dal 34 al 41 sotto il controllo della polizia. Quando si è avuto l'idea geniale di rientrare in Italia, e quindi si è portato la famiglia, la parte della famiglia rientra in Italia, mia madre non ci va, è neanche arrabbiata perché i suoi genitori rientrano in Italia sotto il fascismo, appena arriva a Modane viene arrestato, portato a Verona, processato, si salva solo perché il figlio del suo padrone gli dà un avvocato bravo, gli danno la sorveglianza speciale fino alla fine della guerra, e mio nonno ci si è ammalato perché era veramente doloroso. Però queste sono le pagine che riguardano la mamma, questo bisognava parlare di mio padre, che sono i 40 anni dalla questo mamma. Questo è scrivere per tua mamma. Esatto, non lo so. Anche perché delle donne si parla sempre troppo poco. Questo non è un romanzo, questo non è un romanzo, è una vita vera. Non lo è, però la lettura le vite vere si scrivono raccontando la verità, magari con un pochino di aggiunta, di colore, di fatti, ma bisogna raccontare la verità. Il romanzo è un'altra cosa. Io di vite vere riesco a raccontare solo una, perché insomma, sinceramente dopo diventa difficile ripercorrere gli stessi fatti raccontandoli dal punto di vista di tua madre, eccetera. Vediamo che cosa si potrà fare nella vita. Questo è stato già difficile, però insomma ci sono riuscita io. Grazie a voi che mi avete dato una mano, un supporto. Grazie a questo signore qua, mi devo moltissimo, perché è stato veramente, mi sono veramente commossa ad ascoltarti, anche se io sono sempre semplice e seria e non piango mai, però mi hai commosso. E siccome tu sei torinese, sei nato in Piemonte, allora io vorrei chiudere con un ricordo bellissimo, che unisce anche quello di Luigi Longo, aspetta che rimasto in piedi per l'altezza. Meglio. Ci sono seduta sopra, vi chiedo scusa. E si sta anche meglio con un paio di libri sopra a seguire su queste sedie. Vabbè. E quando nel 1970 la Federazione Comunista, Sega era il primo anno che era segretario di questa federazione, va a Torino al Festival Nazionale dell'Unità, e a Torino la federazione ha uno stand, perché la festa nazionale voleva che ogni delegazione che aveva avuto gli immigrati in Piemonte avesse uno stand. Tu te lo ricorderai perché eri felicissimo. C'era Gianni, c'erano tantissimi giovani della federazione. Bene. Lo andiamo a questa partiamo in tanti, e andiamo lì, c'era questi tre giorni, dopo c'è stata la manifestazione finale, il comizio, e a un certo punto è arrivato Luigi Longo a salutare tutti quelli che erano negli stand, tanti polesani erano tantissimi, attaccati a questo musetto orrendo che facevano, a questa polenta, a queste quattro oche che facevano lì dentro, sembrava che avessero, e tutti venivano con il rugby, perché loro giravano per Torino, per il Piemonte, con il rugby Rovigo attaccato alla schiena, avevano questa doppia identità, la loro
origine, la loro visione politica e questo, queste polesinità, questa rodiginità che gli dava la possibilità di dire, guarda, ed erano straordinarie persone, perché avevano fatto il sindacato, avevano cambiato tantissime cose in Piemonte, arrivando avevano dato a quella terra un contributo strepitoso. Quando arriva quella sera a visitare lo stand, gli stand gira lungo, era accompagnato dai giovani comunisti che gli impedivano di essere, perché aveva già avuto le emiparesi, quindi era già in difficoltà, era ancora segretario nazionale, lui capisce che sta passando davanti allo stand del Polesi e vede mio padre e mia madre tornati indietro. C'era un rapporto profondissimo con Luigi Longo e mio padre, non erano soltanto un capo politico, erano degli amici. Si capivano al volo, si confidavano, avevano un'esperienza analoga della vita e lui, piemontese, andava d'accordissimo con un ferrarese con mio padre, aveva una grandissima stima della popolazione, della gente come quella da cui vieni tu, caro mio, che ha fatto, questi sono i suoi cari uomini, anche quella gente là di cui noi non guardiamo più niente, ha fatto tantissimo per ricordare la nostra niente. Forse tu dovresti scrivere di questa esperienza straordinaria. Tanto che parlavo, mi è venuto in mente un episodio. Mio papà era veterinario sbrigante, padre veterinario in quegli anni, voleva dire andare nelle case dei poveri. Però a me piaceva andare a Buso. Perché? Perché a Buso del Pozzo aveva la villa. Una villa bellissima, quando arrivate a Buso, girate a destra, la villa che trovate quella era la villa del De Pozzo. A me piaceva perché da ragazzino andavo a giocare con i figli e andavo a vedere tutte queste bestie. Un giorno il professore De Pozzo chiama mio papà e gli fa, dice vieni qua che ti presento un sacco di amici. E c'era tuo papà, c'era Severino Bolognesi, di un noto come senatore Carioa, e io ho conosciuto questa gente. Poi sai come me li sono ritrovati? Me li sono ritrovati in provincia, amministrazione provinciale, allora presidente Armando Giolo, e poi è venuto Lodo, e c'era tuo papà, c'era Bolognesi, c'era, e li ho conosciuti meglio, è stato un rapporto bellissimo. Io facevo i verbali del consiglio e scrivevo tutti gli interventi, quindi mi ricordo perfettamente le cose. È un ricordo bellissimo. Bene, vediamo. No. Grazie a tutti. Ciao. 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 Ci